Buongiorno e buon lunedì, sono sveglia da pochissimo. Questa è la colazione che sto per fare. Una fetta di torta margherita al cocco. Infatti, ho utilizzato per farla, oltre alla farina, la farina bianca, anche la farina di cocco. E poi il mio amatissimo Actimel da quando l'ho scoperto, praticamente non lo sto più lasciando. Questa torta. Questa qui l'ho fatta ieri, dopo magari vi dico le dosi che ho utilizzato per fare la torta. È super super buona, l'abbiamo già mangiata un pochettino e stamattina anziché mangiare fette biscottate oppure biscotti vado di torta visto che ce l'abbiamo. Stamattina, tra l'altro, la prima cosa che devo andare a fare e lavarmi i capelli. Ho rimandato questa cosa per 2 giorni, sia sabato che domenica, non avevo proprio voglia. Questo weekend mi sono proprio rilassata, non ho fatto video durante appunto il weekend appena passato. Sono stata sempre in giardino, ho preso un po' di sole, mi sono proprio svagata. Io ho staccato, diciamo, da YouTube e quindi ieri pomeriggio mi sono messa anche in cucina e ho sfornato questa torta che è molto semplice da fare in realtà. Ho utilizzato 200 grammi di farina 00 e 150 grammi di farina di cocco. La prossima volta voglio provare a farla mettendo molto meno farina bianca e mettendo più farina di cocco. Voglio fare una prova. Poi ho messo 3 uova intere. Ho messo l'olio di semi, quindi non c'è burro, ho messo 100 ml di olio di semi, ho messo una bustina di lievito per dolci, ho messo un po' di aroma al cocco, quello che vi ho fatto vedere in uno dei vlog precedenti, e poi cosa ho messo? Poi ho messo il latte, avevo aperto, ma avevo pochissimo di latte al cocco che ho utilizzato per fare la torta light. Quindi, avendolo finito, ho messo quello che mi è rimasto, poi ho aggiunto il latte parzialmente scremato, però in realtà bisognerebbe mettere il latte di cocco. Quindi è una ricetta che voglio provare a rifare in versione un pochettino più leggera, perché poi ho messo anche lo zucchero, 140 grammi di zucchero, e la prossima volta voglio provare a ridurre lo zucchero almeno alla metà, quindi tipo 70 grammi di zucchero. Una cosa del genere, comunque super buona, praticamente una torta margherita aromatizzata al cocco, perché comunque si sente, avendo utilizzato sia la farina di cocco che l'aroma al cocco, si sente proprio il cocco e a me piace tanto, lo sapete. Comunque adesso finisco di fare colazione, poi vado subito a lavarmi i capelli perché non riesco a vedermi con i capelli sporchi, cioè sono proprio sporchi adesso. Ho rimandato, ma oggi è una cosa che devo assolutamente fare e la faccio come prima cosa perché voglio essere insomma in ordine, quindi vado a lavarli. La cucina fortunatamente è già tutta bella in ordine, quindi non ho altro che da mettere il mio piatto, il lavastoviglie, e poi vado subito in bagno. Ho già messo le creme, la crema idratante e il siero. Ormai ho preso l'abitudine di farlo appena sveglia, quindi mi alzo dal letto, vado in bagno, mi lavo la faccia con l'acqua. Ultimamente non sto neanche utilizzando più il detergente, ma vado a lavarla semplicemente con un po' di acqua tiepida, e poi metto il siero, metto il tonico, prima il tonico, poi il siero e poi la crema idratante. Proprio una routine che ormai faccio da 15 giorni, mi sono proprio abituata a fare questi step subito appena svegliata e poi vengo in cucina a fare colazione. Adesso finisco di fare la mia colazione. Ok ragazzi, rieccomi tornata, mi vedete con un aspetto un pochettino più decente, mi sono cambiata. Ultimamente sono in fissa con le t-shirt, semplicissime, super comode. Ultimamente sempre indosso queste magliettine che lavo, stiro e rimetto in continuazione. Mi sono truccato, ho fatto un trucco molto semplice, in realtà quello che faccio praticamente tutti i giorni, anche se questo weekend non mi sono mai truccata perché mi è venuta un po' di congiuntivite all'occhio, quindi ho preferito non
non truccarmi per far guarire bene l'occhio. Adesso mi è passato tutto, quindi mi sono ritruccata dopo tipo 3 giorni di no makeup e adesso sono qui in bagno pronta per lavarmi i capelli perché sono proprio sporchi, sporchi. Io di solito i capelli li lavo 2 volte a settimana, però questa settimana ancora, cioè dovevo lavarli questo weekend, come vi ho detto prima non avevo voglia, quindi li sto lavando lunedì mattina. Vado ad utilizzare questo shampoo di Marmaid, è uno shampoo realizzato con ingredienti naturali, vegano e non testato sugli animali. Tra l'altro ha un profumo di papaya buonissimo, cioè super super buono. E poi stamattina per la prima volta voglio provare invece questa maschera che è sempre di Marmaid, a differenza di tutte le altre maschere che ho già provato, che di solito si mettono come trattamento pre shampoo, quindi sui capelli asciutti si lasciano in posa tipo 30 minuti, poi si va a risciacquare, si fa il classico shampoo e balsamo. Questa, la Avon Love, è l'unica maschera che si utilizza come una maschera tradizionale, diciamo, quindi dopo aver fatto lo shampoo sui capelli bagnati. Quindi adesso vado a lavarli, poi la provo perché sono super curiosa. E anche questa ha un profumo super buono, tutti i loro prodotti essendo realizzati con ingredienti naturali, con oli naturali, hanno dei profumi buonissimi. Io amo avere i capelli profumati. Adesso li lavo, non so dove posizionarmi, quindi ci vediamo dopo. Una cosa che faccio dopo essermi fatta lo shampoo, quindi dopo essermi lavata i capelli, è avvolgere i capelli all'interno di questo panno che ho preso anni fa da Sephora e con cui ultimamente mi sto trovando benissimo. Lo lascio in posa tipo 10 minuti, così va a assorbire per bene tutta l'acqua e poi riesco ad asciugare i capelli molto più velocemente senza bagnare tutto il bagno. Questo appunto l'avevo preso da Sephora ed è della marca Aquis, e sì, l'avevo preso da Sephora, non l'avevo pagato pochissimo, se non erro tipo 20-25 euro, una cosa del genere, forse addirittura quasi 30 euro. Adesso vado a spazzolare i capelli. Io cosa faccio quando li asciugo? Li spazzolo tutti da umidi e poi prendo il phon e vado ad asciugare senza fare nessun tipo di piega. Infatti non uso la spazzola, se non all'inizio quando devo andare a togliere un po' di nodi e pettinarli, anche se in realtà più di tanto i nodi non li ho quasi mai, perché facendo sempre maschere, trattamenti pre-shampoo, mettendo il balsamo, in un secondo tutti questi specie di nodi che in realtà riesco anche a disfare, diciamo, con le dita in questo modo, spariscono subito, proprio perché non uso sempre altri prodotti oltre allo shampoo, non riesco ad utilizzare soltanto lo shampoo perché altrimenti i capelli restano molto restano tanti nodi e poi anche un po' crespi, poco morbidi, quindi faccio sempre dei trattamenti. Il mio pranzo di oggi è questo, mangerò da sola perché si è mangiato prima di me, in quanto lui si è svegliato molto prima e adesso sta lavorando, quindi abbiamo mangiato separati. Praticamente quando lui ha mangiato io avevo fatto colazione tipo da un'ora, quindi non avevo fame. Allora ho fatto la vellutata di zucchine e patate che mangerò con un po' di crostini, questi qui non fritti. Di solito li prendo integrali, però avendo fatto la spesa online integrali non li ho trovati e quindi ho preso questi normali, però comunque sono sempre non fritti. E poi come secondo, metto tra virgolette, ho tirato fuori dal frigorifero un po' di speck che penso di mangiare con queste qui, le spighe integrali della Mulino Bianco, sono davvero davvero buone. È tutto chiuso, sono tutte cose che devo aprire, però i crostini ci stanno nella vellutata, quindi li devo aprire per forza. Buon appetito! Ho finito di mangiare, ho sistemato la cucina. In realtà ci sono, non so se si vede, 2 o 3 cosine fuori, le pentole che di solito quando sporco giusto una pentola o un paio di cose le lavo a mano e poi le lascio asciugare all'aria verso sera e le metto via, quindi ci sono 2 o 3 cosine insomma sulla cucina, però è un'abitudine che ho preso da questa quarantena in realtà e fa niente, dopo magari per merenda mi mangio anche ancora una fetta di torta. Ah, non vi ho fatto vedere i capelli poi perché no, non ho più filmato. Comunque questo è il risultato
dei capelli dopo averli lavati. Sono morbidissimi, non avevo un nodo, erano proprio belli districati. Questa è una maschera, la maschera che ho utilizzato è una maschera riparatrice indicata per chi come me ha le doppie punte, infatti mi ha nutrito per bene in profondità i capelli e poi sono super super morbidi e anche profumati, perché comunque utilizzando ultimamente, in questi ultimi 2 mesi ormai sto utilizzando soltanto prodotti naturali realizzati con ingredienti naturali come ad esempio l'olio di cocco, l'olio di avocado e l'olio di noce di macadamia che erano contenuti all'interno della maschera che ho utilizzato oggi, e quindi ovviamente i capelli stanno risentendo di questi, insomma, di questi ingredienti, di questi benefici, e sono decisamente più belli, considerando che è una vita, ma una vita che non vado dal parrucchiere. Devo assolutamente andare a fine quarantena, chissà quando finirà questa benedetta quarantena, perché dal 4 maggio parte la fase 2, quindi andrò sicuramente con le piccole a casa dei miei genitori, perché sono ormai più di 5, ormai saranno, quando andrò saranno tipo 60 giorni che non li vedo, quindi andiamo, visto che comunque ci si può spostare da comune a comune per far visita ai parenti, ovviamente con le dovute distanze, però andrò a fare un giro, così porto anche le piccole, andiamo a vedere anche Pato, perché Gioia ha troppo voglia di vederlo quando lo chiamo e glielo dico, lei si emoziona tutta, e quindi sicuramente noi il 4, noi tre andiamo. E però per quanto riguarda il resto siamo ancora un po' vincolati. Comunque, visto che non si può uscire, visto che praticamente si deve sempre stare in casa, viva lo shopping online! Ho ricevuto stamattina dal Corriere un bel pacchettino che è qui sul tavolo, resistito fino ad adesso. Sono stata super brava perché volevo aprirlo insieme a voi, ma adesso non sto più nella pelle perché è tipo qui da 4-5 ore, quindi direi che è arrivato il momento di aprirlo. Sono venuta sul soppalco, mi sono seduta qui sulla poltrona così sono bella comoda e posso farvi vedere in tranquillità tutto quello che ho preso, e speriamo vi piaccia, perché quando acquisto online cose di abbigliamento non sempre azzecco, quindi incrociamo le dita e speriamo bene. Non ho preso neanche le forbici, sono riuscita ad aprirlo senza forbici. Qui ci sono un po' di cosine. Ho preso dei pantaloni della tuta, perché comunque quest'ordine qui io l'ho fatto ancora, secondo me sono passati tipo 15 giorni, una cosa di questo tipo, adesso si vede un po' poco. Comunque ho preso appunto dei pantaloni della tuta perché quando ho fatto l'ordine non faceva ancora caldissimo, invece in queste ultime settimane è arrivata la bella stagione, quindi stavo tanto in giardino con i pantaloncini corti, ve l'ho già detto, prendere un po' di sole. Quindi il pantalone della tuta lo sfrutterò un po' pochino adesso. Però, tipo in una giornata come oggi, che ad esempio ho sui leggings, sicuramente ci sta, perché quando non fa troppo caldo, mi piace stare comoda in casa. E i pantaloni della tuta per me sono super apprezzati. Io ne ho scelti grigi, sono proprio dei semplicissimi pantaloni della tuta con l'elastico in vita e anche alla caviglia. A me piacciono molto i pantaloni, cioè i pantaloni della tuta che hanno l'elastico, quindi che sotto non sono larghi ma che stringono un pochettino. E ho preso la taglia XS, se non ricordo male. Esatto, il prezzo non c'è, però mi pare di averli pagati una roba come 12-13 euro. Poi ho preso delle magliette a maniche corte, se non ricordo male ne ho prese, no, ok, ne ho prese soltanto due, perché come vi ho detto stamattina mi piace stare, cioè sono comoda in casa con pantaloncino corto, leggings come oggi e la magliettina a maniche corte. Mi trovo proprio bene. Qualche anno fa nell'armadio avevo soltanto tipo una maglietta a maniche corte, una t-shirt semplice, invece ultimamente mi stanno piacendo, quindi sto facendo scorta. Speriamo di aver azzeccato le taglie, perché mi sembra grande. Ho preso la taglia S, forse un po' grande, perché a me piacciono belle strettine. Mi sa che qui era meglio prendere la XS, che però non c'è, non esisteva, ecco perché ho preso la taglia S. Comunque la maglietta è questa, tutta bianca con la scritta Happiness e la pennellata sotto azzurra. Ultimamente questo azzurro, carta da zucchero, ultimamente ormai sono mesi, mesi, mesi che mi piace questo colore, lo sapete, però mi sembra un po' grande, dopo la devo provare. E poi l'altra che ho preso, anche questa, sempre in taglia S, qui sono stata un po' sciocca io perché qui c'era la taglia XS, perché non l'ho presa, non lo so.
Questa invece è sui toni del lilla, ma anche questa mi sembra un po' grandina. Ripeto, mi piacciono belle aderenti, quindi non so, devo provarle. Comunque sono fatte bene, sono carine. Poi ho preso dei pantaloncini e sono questi qui. Sono tipo dei pantaloncini tipo della tuta, diciamo, corti. Sono molto più leggeri di quelli della tuta, tipo in cotone. Ho preso di questi la taglia S, anche qua c'era la XS, perché ho preso la S, boh, ripeto, perché anche per quanto riguarda i pantaloncini mi piace che siano un pochettino stretti, poi questi sono morbidini, però a vederli così secondo me mi vanno bene. Anche di questi c'erano diversi colori, io questi li utilizzo tantissimo a stare in casa, specialmente con la bella stagione, perché mi piace stare comoda. Io ad esempio dovete sapere che non riesco a stare in casa con i jeans, se rientro da casa e io indosso i jeans devo per forza toglierli perché mi danno fastidio, non so perché, sono fissata e quindi piace stare comoda, e ho preso questi qui. E poi ho preso dei jeans bianchi perché mi sono accorta di non avere dei jeans senza strappi, senza tagli sulle ginocchia o sulle gambe in generale. Anni fa andavano molto di moda i jeans super strappati, super rotti, e ho fatto scorta e mi sono resa conto di non averne neanche uno, un classico jeans. Non ricordo dove ero rimasta perché mi ha interrotto ste. Comunque dicevo, ho preso dei classici jeans, non senza strappi, senza niente, bianchi. Questi sono dei jeans skinny. Tempo fa su Instagram vi avevo chiesto consiglio, in tante mi avete detto che i jeans di Stradivarius sono davvero ottimi, quindi ho provato a prenderli perché non li avevo mai presi. Sono appunto skinny ma elasticizzati, come vedete, e sono bianchi. Io in estate o comunque in primavera adoro mettere i jeans bianchi con le magliette colorate. E di questi ho preso la taglia 40 italiana, quindi secondo me questi mi vanno bene. Adesso sistemo tutto il caos che ho fatto, li provo e magari vi faccio vedere anche indossati, così vediamo un po' come sono indossati, perché sicuramente rendono meglio di come li avete visti adesso. Primo look, se così lo possiamo definire. Allora, i pantaloncini devo dire che sono molto comodi, come taglia ci siamo, mi va bene. Mi piace perché sono belli, belli morbidi e perfetti per l'estate, per stare in casa. Sono davvero super super comodi. Se non ricordo male, ripeto, c'erano di altri colori, se vi possono piacere. La maglietta è un tantino grande, infatti anche per quanto riguarda la lunghezza è parecchio lunga, perché mi arriva circa qui. Adesso io l'ho inserita nel pantaloncino, infatti di solito queste magliette mi piace indossarle inserite nei jeans o nei pantaloncini o nelle gonne, però è un pochettino larga. Se fosse stata un pochettino più piccola sarebbe stata perfetta. Comunque tengo sia la maglia che i pantaloni perché comunque mi piacciono, e la cosa che mi piace tanto della maglia è proprio la scritta happiness con questi colori. Questi invece sono i pantaloni della tuta indossati, anche questi mi vanno bene come taglia. Questa è una XS, quindi un po' più stretta. Sono comunque elasticizzati, hanno l'elastico in vita e non sono strettissimi perché comunque è una tuta, però non sono quelle tute neanche super super morbide. Anche questi mi piacciono, non so quanto li sfrutterò in questo periodo perché sono un pochettino pesantini, però per una giornata come oggi direi che vanno più che bene. E siamo arrivati all'ultimo look, che è questo. Allora, la maglietta maniche corte mi piace, anche questa, se fosse stata appena appena più piccola l'avrei più piccola, un pochettino più stretta l'avrei preferita, ma va bene anche così. Di questa c'è anche la XS se vi può interessare, però questa tonalità di lilla mi piace davvero tanto, specialmente abbinata al bianco dei pantaloni di jeans, che sono ultra ultra comodi. Sono super skinny come vedete, perché fasciano bene le cosce, seguono proprio la forma del corpo. Sono a vita alta, ci sono le taschine dietro e sono ultra ultra skinny, guardate, cioè sono proprio strettissimi, però sono elasticizzati, quindi non danno fastidio. Grazie del consiglio perché non li avevo mai provati e sono davvero top, ultra ultra comodi. Non sembra nemmeno di
indossare dei jeans proprio perché sono belli elasticizzati e non danno fastidio come i classici jeans. Mi piacciono, infatti mi sa che ne prenderò anche di altri colori, tipo il classico colore di jeans o anche neri, perché sono super super comodi. Nulla, questo ordine è andato a buon fine perché tengo tutto, strano ma vero, di solito rendo sempre qualcosa. Stavolta tengo tutto, ripeto, anche il colore di questa maglia mi piace. L'ho messa sempre dentro i pantaloni, però in realtà è un pochettino lunghetta anche questa, vedete? Approvati, mi piacciono. Ho finito di farvi vedere tutte le cosine che ho preso e devo dire che sono super super soddisfatta. Aspettate che troviamo un'angolazione dove non sono illuminata d'immenso, che è qui. Dicevo, sono super soddisfatta alla fine degli acquisti che ho fatto perché di solito quando acquisto cose dedicate all'abbigliamento, qualcosina lo rendo sempre, che sia una cosa, che siano più cose, di solito rendo sempre qualcosa perché sbaglio la taglia, perché indossato non mi piace, insomma, per varie motivazioni. Invece stavolta sono stata molto contenta. Poi considerate che ho speso poco comunque, perché sapete che Stradivarius non ha prezzi altissimi, quindi sicuramente non sto a rendere una maglietta di 7 euro, se la vedo un pochettino larga me la tengo e va bene così. Questo colore comunque mi piace da matti, cioè non mi sono ancora cambiata e più lo guardo e più mi piace. Adesso provo a cambiarmi. Mi rimetto come ero vestita prima e più tardi vorrei fare, se non so, che ore sono? Non ne ho idea. Comunque vorrei fare i burger di zucchine per stasera perché è da un sacco di tempo che non li faccio. E in questi ultimi giorni sto ricevendo da voi tanti messaggi dove mi dite su Instagram che li avete provato a farli, sono usciti buoni, che mi ringraziate per la ricetta e quindi mi avete fatto tornare voglia. Mi sa che stasera me li preparo solo per me perché Ste non mangia le zucchine, quindi li farò soltanto io. Però se ancora non li avete provati dovete farli perché sono super buoni. Si è fatta ora di cena e come vi dicevo oggi pomeriggio alla fine mi sono preparata i burger di zucchine perché sono super buoni e mi è venuta voglia perché da tanto che non li mangio. Ne ho fatti 5, mi sono usciti 5 burger utilizzando due zucchine abbastanza grandi. Poi sono andata a occhio con il pangrattato, con il grana e con vabbè, il pizzico di sale e il pan carré al quale bisogna togliere la crosta. Adesso vado a cuocere, devono cuocere circa 10 minuti, 8-10 minuti per lato. Ed eccoli qui, pronti, li ho fatti bruciare appena appena, anche se in realtà a me piacciono belli croccantini, però questo mi è scappato. E poi ho fatto anche dei peperoni grigliati, anche questi mi piacciono tantissimo come contorno. Ste invece hamburger tradizionale con le mozzarelline fritte. Abbiamo finito di mangiare, abbiamo sistemato tutto. Ste si è fiondato a giocare alla Play, strano, in questa quarantena lui e la Play sono molto amici. Comunque, io devo ancora farmi la doccia perché stamattina mi sono lavata i capelli. Di solito io li lavo nel lavandino perché mi trovo più comoda. Se devo lavarli, devo anche fare la doccia, allora faccio tutto insieme. Ma se devo lavare solo i capelli, lo faccio nel lavandino. Fatemi sapere se anche voi siete come me oppure se lavate i capelli sempre sotto la doccia. Io mi trovo comoda farlo anche nel lavandino e quindi non l'ho fatta, devo farla stasera. Tra l'altro alla fine questo verso sera è anche uscito un pochettino di sole, quindi poi mi sono rilassata qui fuori sui divanetti un'oretta, sì un'oretta non di più perché erano tipo già le 5 e mezza, le 6 quando è uscito un po' di sole e quindi non ho ancora fatto la doccia. Adesso vado, tra l'altro mi si è sbeccata anche l'unghietta qui del semipermanente, si vede che non l'avevo sigillato bene, quindi dopo la doccia andrò a sistemarmi anche l'unghia che si è sbeccata. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia, se è stato così spolliciate iscrivetevi al canale, un bacione, a presto, ciao!